Matteo Diamante e Oriana Marcioli, ha più reati che la verità sulle denunce prima del GF VIP. Hai più reati che amici, è la grave frase pronunciata da Matteo Diamante nel corso di una lite con Oriana Marcioli. L'ex fidanzato di Nikita Pelizzona ha attaccato in questo modo la concorrente venezuelana del Grande Fratello VIP facendo riferimento a una fake news che da mesi circola in rete. Notizia falsa che sembrerebbe avere strumentalizzato senza fare alcuna verifica preventiva. Perché Oriana, atteggiamenti sopra le righe a parte, non ha più reati che amici. Ne corrisponde al vero l'accusa anche questa utilizzata a più riprese dai suoi detrattori in rete di avere circa 80 denunce a carico. Sono decine i tweet, i post Instagram e perfino gli articoli comparsi sul web che raccontano di 78 denunce a carico della concorrente venezuelana del GF VIP. Notizia che è lontana dal vero. Oriana, soprannominata la regina dei reality, partecipa a questo tipo di programmi TV in giro per il mondo da circa 10 anni. Nel 2015. In particolare, si trasferisce in Cile per partecipare a Tamora Prueba, una sorta di Temptation Island che prevede che i concorrenti partecipino in coppia con i propri partner. Marcioli prende parte al programma insieme all'ex fidanzato Tony Spina, ma dopo 8 giorni, a causa di un litigio con il compagno, decide di abbandonare il gioco. Lontano dalle telecamere, i due si riavvicinano e rientrano in gara al giorno 37 per poi restare tra i protagonisti del reality fino al giorno 112 quando, di nuovo a causa di una lite, decidono definitivamente di abbandonare la trasmissione. Oriana continua a lavorare per la televisione cilena e, tra il 2015 e il 2016, partecipa a una serie di programmi in onda sui canali del network televisivo Mega. Proprio a partire da quanto accaduto all'interno di quei programmi, Oriana entra e esce da una serie di reality show. Litiga con i concorrenti, mette in discussione storie d'amore, si sviluppa e prende piede la fake news legata alle presunte denunce a suo carico. In realtà, Oriana non ha ricevuto 78 denunce ma è stata citata all'interno di 16 esposti firmati dal Consiglio Nazionale della Televisione nei confronti della rete cilena Mega. Per semplificare, accade la stessa cosa in Italia quando un'associazione di categoria fa partire un esposto nei confronti di una qualsiasi trasmissione TV, citando quale esempio negativo il comportamento di uno dei concorrenti. Una situazione che non è in alcun modo sovrapponibile a una denuncia e, ancor meno, a un reato, come nell'ipotesi avanzata da Matteo Diamante. Ci sarebbe, ma la vicenda non è mai stata completamente chiarita dal punto di vista legale non avendo avuto seguito in tribunale. Una sola denuncia a carico di Oriana Marcioli in Cile. A sporgerla, nel 2015, sarebbe stata Dominique Lattimore, concorrente di Double Temptation, altro reality show a cui ha partecipato Marcioli, che sostiene di essere stata apostrofata con frasi razziste dalla venezuelana. Uscita dal programma, la donna racconta di avere denunciato Oriana e di avere addirittura citato per rapimento la produzione del programma. Oriana fu espulsa dal reality in questione per motivi che non hanno alcuna attinenza con la presunta denuncia. Il programma decise di allontanarla dopo che aveva cercato di sfondare una porta con un calcio per scappare. A parlare di questa vicenda è stata la stessa Oriana che, durante un'intervista rilasciata nel 2020 alla trasmissione TV Live All'Otro Lado, dichiara: "Oh, per favore, sai che succede? Per i poco informati io non potrei entrare in un paese per una denuncia che non mi è mai arrivata. Come fa qualcuno a non farti entrare in un paese perché una persona ti denuncia falsamente e non ha alcun tipo di argomento? Non ha senso. Quando dicono che l'ho offesa, devo ricordare a questa ragazza, e mettere le immagini. Quando mi ha anche detto delle cose, perché sembra dimenticare, ha un'amnesia. Poi, quando ho detto, scimmia l'ho detto anche persone bianche. Quindi, ascoltiamo attentamente. E ovviamente, se fossi una persona razzista, non sarei amico di Lisandra Silva. E sono amico di Lis da anni. E il fatto della schiava me lo ricordo benissimo, c'è un video registrato, lei mi dice stai zitta. Neanche ti ascolto perché sei una nana, così sono salita su una sedia e ho urlato va bene così la regina parla ai suoi sudditi. Ai miei schiavi, stai zitta schiava. Perdona, ma si vede che questa donna non ha studiato molto.
ci sono schiavi che sono bianchi. E quando mi riferivo agli schiavi, intendevo le persone, perché andavo avanti e dicevo, io sono la regina e voi i miei schiavi. Questa ragazza voleva essere un po' più conosciuta, perché nel reality il suo ruolo non era interessante. Non importava a nessuno. Doveva uscire parlando di me, che era l'unica persona di cui poteva parlare. Quindi, è stato molto facile farlo. Ho ancora persone che mi amano e non ho smesso di avere la mia amica Liz. Perché sa che non c'è un video in cui dico a qualcuno sei nero o tu sei questo. Perché non sono razzista.